Cosa? Questi Leon riescono ad uscire dalla mappa di Foot Brawl. Ci sono ben 5 skip. Perché ora prova a cliccare di nuovo, ma ci sono altre monete e sono scomparsi 5 skip luccicosi. Com'è possibile questa cosa? Nel video di oggi andremo a vedere i migliori trucchetti di TikTok su Brawl Stars. Mi raccomando, spolliciata da più non posso ed inserite il codice caso su Brawl Stars, perché stanno uscendo davvero tantissime skin. Intanto però dobbiamo vincere questa sopravvivenza duo e io ho scelto il colonnello ringhio. Dai che riusciamo a killare 8 bit, dimmi di sì, let's go. Distruggiamo anche quest'altra cassa e raggiungiamo i 7 power up. Mamma mia, stiamo facendo davvero il devasto. Ma intanto io vi do un consiglio. Ecco appunto, mi hanno anche killato. Nel frattempo, mentre sto per respawnare, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina, perché è importantissimo. Let's go, sono respawnato. Ok, riusciamo a killare Penny. Ottimo, così è rimasto solamente un avversario. Vabbè, io uso un gadget completamente a caso. Ma dove cavolo si è nascosto quel... Eccolo lì. No, let's go, ci portiamo a casa la partita. Partiamo dal primissimo mito, che vede come protagonista il carissimo Semino con la sua super e ben 2 casse all'interno di sopravvivenza. Guardate cosa sta per fare questo brawler. Piazza la super tra un muro e l'altro e le casse si vanno a spostare. Andiamo a rivedere il rallentatore. 3, 2, 1. Piazza la super e le casse superano il muro. Com'è possibile sta cosa? Ci devo provare assolutamente. Mi raccomando, provateci anche voi. La mappa si chiama Lande Tempestose. Quindi eccoci qui in compagnia di Nick. Nick, mi faccia ricaricare assolutamente la super. E intanto... oh mio Dio, lo stavo per killare. E intanto dobbiamo scendere in basso. Eccoci qui. Vabbè, al posto di 2 casse ce n'è solamente una. A noi non interessa, l'importante è che questo bug funzioni. Boom, ci ricarichiamo la super e 3, 2, 1, vediamo se le casse si c'è qualcosa che non va. Ok, proviamo a ricaricarci di nuovo la super. Super ricaricata per la seconda volta. Magari devo metterlo qui in alto, non lo so, ci provo, vediamo. Ma perché la super è un flop totale? In quella clip la super creava un mega muro. Ok, intanto Nick si è ricaricato la super eppure a lui non va. Com'è possibile? Ora, o hanno provato a correggere la super di Semino e adesso non crea più quel mega muro, o non vi so dire, magari avranno fissato il bug, non lo so. 3, 2, 1, provo a metterla proprio qui davanti, vediamo. Niente, no. Ehi, aspetta, fermati un attimo. Conosci Boosteroid? È la piattaforma di cloud gaming che facilita il tuo accesso ai tuoi giochi preferiti. Ovunque tu sia, dal tuo computer, laptop, smartphone e addirittura tablet. Tra tutti i vantaggi di Boosteroid troviamo l'archiviazione e l'esecuzione dei giochi esclusivamente tramite i server di Boosteroid. Ciò significa che puoi giocare ai tuoi giochi preferiti direttamente sul browser. E quindi vai ad usare il tuo dispositivo come monitor. E questo è un mega vantaggio per le persone che non hanno un computer potente, al massimo hanno un vecchio PC portatile, o vogliono giocare a tutti i giochi per PC direttamente dallo smartphone o dal tablet. Entra ora su boosteroid.com se hai giochi come Fortnite, World of Tanks, FIFA, Call of Duty e Minecraft a portata di click. E vi do anche un'informazione privilegiata: gli abbonamenti di Boosteroid diventeranno più costosi a partire dal 1 marzo, quindi vi consiglio di dare anche semplicemente un'occhiata al primo link in descrizione. La super va a coprire direttamente la cassa. Com'è possibile sta cosa? Però nella clip la cassa aveva tipo 4070 di vita. Forse la vita c'entra qualcosa, quindi prova a danneggiarla. Ce ne andiamo a ricaricare un'altra. E ci dobbiamo anche affrettare, perché si sta avvicinando la nube tossica. Non ci credo, la cassa è stata distrutta. Nick, non mi dire niente, io ti killo. Ci riprovo di nuovo, magari devo piazzarla proprio qui. 3, 2, 1. Via, vediamo. Niente raga, non si sposta la super, va completamente a ricoprire la cassa. Ok, Nick si è ricaricato la sua super. Vediamo se magari con lui funziona. E niente, questo bug è stato fixato. Passiamo alla seconda cosa. E non vi voglio parlare di un vero e proprio mito, ma di una notizia decisamente importante per quanto riguarda i nuovi brawler. Tutti noi vorremmo che Brawl Stars in un prossimo aggiornamento aggiungesse Brawl
brawler rari e super rari, visto che sono più facili da trovare. Infatti, nello scorso aggiornamento, escludendo quello lì del nuovo brawler cromatico ringhio, sono stati introdotti il mitico Byron e l'epico Edgar, tra l'altro gratuito. E un ragazzo su Twitter ha chiesto se nel prossimo aggiornamento avremmo visto l'introduzione di brawler rari e super rari. E il modo in cui Frank ha risposto, ovvero uno del team di Brawl Stars, ha spiazzato davvero tutti quanti. Infatti ha risposto al tweet dicendo che non vedremo brawler rari e super rari a breve, in quanto andrebbe a creare tantissime difficoltà ai nuovi player. Beh, effettivamente, se ci pensate, ci sono davvero già un bel po' di brawler rari e super rari, e se vogliamo considerare anche gli epici, che sono molto facili da trovare. E quindi i giocatori alle prime armi si troverebbero in difficoltà. Peccato. Andiamo a vedere il terzo mito. Guardate questa mappa di Foot Brawl creata dal generatore di mappe. Cosa ci consente di fare? Bisogna tirare il pallone colpendo questi paletti, e una volta che la palla si è bloccata di qua, possiamo oltrepassare la mappa. Cioè, guardate qui, questi Leon si trovano al di fuori della mappa. Cioè, praticamente riescono a prendere il sole sulle sdraio e su questi asciugamano. Va bene, va bene. Voglio provarlo assolutamente, perché è troppo bello. Voglio provarlo assolutamente, sono troppo curioso. Nick 17 con Leon, io sono con Semino, quindi proviamo il tiro magari in questo modo. Ok, 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 abbiamo tirato, perfetto, ce ne andiamo da quest'altra. Com'è possibile? Mi sa che questo bug è stato fissato, oppure perché io sto usando Semino. Ah, e ora che ci penso, non ci troviamo neanche nella mappa giusta, andrebbe scelta quella lì estiva. Ok, allora, nel dubbio io ci riprovo di nuovo, magari questa volta in basso. Ok, provo il tiro, perfetto, ce ne andiamo di qua e niente, restiamo comunque bloccati. E intanto la palla si sposta, perché ovviamente prova ad uscire all'esterno. Quindi andiamo a riprovare in un'altra mappa, e solamente con Leon. E niente, brutte notizie. Dal generatore di mappe non ci fa impostare la mappa con l'ambientazione estiva, quindi ci dobbiamo accontentare di questa. Però questa volta ho selezionato la skin Lupo Mannaro, proprio come quella che abbiamo visto nella clip. Provo di nuovo il tiro. Intanto mi sposto da quest'altra parte, attivo il gadget e niente, non ci fa passare. Mi sa che questo bug è stato fissato. Questo prossimo mito è il più bello che io abbia mai visto. Ci troviamo all'interno di un negozio, trovate il video originale qui sotto in descrizione, e il ragazzo va a shoppare 80 gemme che servono per andare ad aprire una mega cassa. Ma prima di aprire la mega cassa va a shoppare questa offerta di 5,49€, che comprende altre due mega casse. Perfetto, procede con l'acquisto, c'è un mega caricamento, ed eccola qui dopo tantissimo tempo la prima mega cassa. E subito dopo c'è scritto che è stato effettuato l'acquisto correttamente. Intanto lui procede con l'apertura della mega cassa e ci sono ben 5 skip. Ma appena prova a cliccare, oltre a comparire un'altra notifica dell'acquisto effettuato correttamente, si bugga completamente tutto. Tenete sott'occhio questi 5 skip luccicosi e le 205 monete, perché ora prova a cliccare di nuovo, ma ci sono altre monete e sono scomparsi 5 skip luccicosi. Com'è possibile questa cosa? E una volta che prova a cliccare di nuovo, si ritorna tipo sulla mega cassa precedente e gli fa fare questi 5 skip. È troppo troppo strana questa cosa. Beh, compare anche il resoconto, apertura della prossima mega cassa, di nuovo 5 skip, e questa volta è tutto normale. Ma a tutto questo c'è una spiegazione. Basta semplicemente acquistare un'offerta che comprende una mega cassa, nel suo caso ce n'erano ben due, e mentre carica il pagamento acquistare subito la mega cassa con le gemme normali. Per questo aveva caricato in precedenza le 80 gemme. Così facendo le mega casse si accavalleranno e avremo questo simpatico bug. Ovviamente è un bug grafico, è come se si creasse una vera e propria fusione di due mega casse. Inserite tutti quanti il codice caso in fondo al negozio KZU, perché vi ricordo che scade ogni 7 giorni. E noi ci rivediamo ai prossimi miti. Ciao!